Buongiorno ragazzi, allora sto aspettando Federica che mi viene a prendere per andare a fare il city tour. Sono qua oggi a Miami Beach e sono venuto qua, aspettiamo che arrivi. Buongiorno, ci siamo? Pronti, saliamo. Mi metto avanti o Yes, faccio il... Buongiorno, vieni davanti così riprendi meglio, fai le foto migliori. eccoci Buongiorno, qua. Allora, eccoci pronti per il city tour di Miami Beach e Miami. mamma mia, guarda, qua stai con la macchina presidenziale. Ovvio, Allora, sono il ma quindi meglio. fammi capire, tu prendi, vieni a prendere con la macchina, quindi vai a prendere anche in hotel. Certo, io vado a prendere i clienti direttamente al loro hotel o se sono in qualche Airbnb, negli Airbnb, dove mi danno l'indirizzo, Perfetto. li vado a prendere. Generalmente si parte alle 9 del mattino. Quindi io ti ho fatto fare Darl. No, va bene, siamo ancora in tempo con l'orario. Bene, Ci bene. siamo, ci siamo. Allora, intanto presentazioni. Abbiamo iniziato qui a Palla. Federica la conoscete già, il duo dei due italiani a Miami per quanto riguarda le tour, i tour guide in italiano qua a Miami, e a me mi conoscete già. Quindi, oggi che andiamo a fare, Fede? Allora, oggi facciamo un city tour, il classico, che io faccio ai clienti italiani che arrivano a Miami. Quindi adesso noi andiamo nel cuore dell'Art Deco District, quindi a South Beach, entreremo in Ocean Drive e poi tappa dopo tappa spieghiamo tutto quello che vediamo e poi attraverseremo i ponti e andremo in città a Miami. Come Perfetto. dico sempre io, andiamo in città. Allora, un'altra cosa interessante è che comunque in tanti voi ci scrivete sempre che venite con le navi da crociera. Federica, è una delle cose, quando io la becco, diciamo per prendere un caffè, la becco sempre tornando da, diciamo, dal porto di Miami, ci becchiamo a downtown, quando non ci becchiamo a Miami Beach, perché è andata a portare qualcuno al terminal delle crociere. Quindi se venite in crociera, lei vi viene a prendere al terminal e vi riporta, soprattutto Certo. quando fate quelle crociere che avete 3-4 ore solo di tempo e quindi dovete fare un tour rapido e veloce, volete vivere Miami. Io intanto andiamo a vedere un po' la città. Vedete dagli alberi, molto bella. A sinistra abbiamo il Flamingo Park, che è il parco pubblico di South Beach, che offre veramente di tutto, perché ci sono campi da tennis, da calcio, da baseball, c'è la piscina che è gratuita per i residenti di Miami Beach. Qui abbiamo un tipico esempio di edificio Art Deco. Entriamo in Ocean Drive. Dove è nata Miami Beach? Intorno al 1920-25, sulla destra la fila di hotel tutti in stile Art Deco e sulla sinistra abbiamo il Lummus Park, le dune, tutto protetto, quindi non potrà mai venire costruito, e poi la spiaggia. Unica villa, casa singola in Ocean Drive, quella che abbiamo qui a destra adesso, Villa Versace. Si può accedere solo se si ha una prenotazione o una prenotazione nell'hotel, perché adesso è un hotel di lusso con 10 camere, una diversa dall'altra, oppure la prenotazione nel ristorante Giannis, che è aperto sia per il pranzo che per la cena. Tra l'altro con prezzi ottimi, già c'hanno degli speciali buoni, c'hanno dei prezzi onesti. Sì, soprattutto per il lunch, quindi per il Esatto. pranzo, hanno un prezzo fisso che è molto conveniente. Quindi se volete venirlo a provare, magari venite per il lunch, quindi per il pranzo, che è molto molto conveniente. E così potete anche vedere la villa all'interno.
di tutto stile Art Deco. Questa secondo me è la parte che a voi italiani piace di più, perché è quello che ci chiedete sempre, che volete sempre vedere. Abbiamo Muscle Beach, la palestra gratuita in spiaggia che è la gemella di Muscle Beach a Venice Beach in California. Pelican Hotel, l'hotel del nostro connazionale Renzo Rosso, Diesel. Dove è venuta Elisabetta Canalis recentemente. Mentre qui adesso c'è il News Café. News Café perché? Perché negli anni 80-90 era l'unico caffè di South Beach che aveva i quotidiani ed è dove Gianni Versace veniva tutte le mattine a fare colazione proprio perché trovava il quotidiano in italiano. E là c'era l'ex Pinocchio che l'ex adesso, Pinocchio che adesso Dante Caffè. È Dante Caffè. Che vedete lì basso è il Venetian Way ed è il primo ponte che è stato costruito per collegare Miami Beach alla terraferma ed era in legno, mentre i grattacieli che noi vediamo qui davanti è il quartiere, la zona di Edgewater. Molto molto bella come zona dove vivere, molti italiani si sono trasferiti a Edgewater. Qui sulla sinistra troviamo i due musei molto belli, non solo perché guardano la baia, sono sull'acqua, ma sono veramente interessanti da visitare. Il primo è il Perez Museum, che è il museo di arte contemporanea. Dietro abbiamo il Perez, che è il museo di scienze. Veramente molto bello, molto molto. Mentre sulla destra abbiamo due edifici imponenti, ed è l'Opera House di Miami, musical di Hollywood, le opere di musica classica, balletti. E tutto invece il caos che abbiamo qui sulla destra è la nuova superstrada che speriamo venga ultimata presto perché il traffico è sempre più imponente. Noi a Miami non c'è la metropolitana, non si può scavare sotto. Abbiamo la Freedom Tower, mentre a sinistra questo edificio grande, bianco, è l'Arena, Casea Center, la casa dei Miami Heat. Siamo nel cuore del downtown. A sinistra abbiamo Bayside, quindi la marina del downtown, dove poi si è sviluppato un marketplace. Adesso andiamo a vedere dove c'è l'unico Hard Rock della città e la ruota panoramica. Qui di fronte a noi abbiamo Bayfront Park. Thank you.
Andiamo? Andiamo? Allora, qua dobbiamo raccontare, qua è sempre una pausa. Qua faccio di solito una pausa di 15-20 minuti, una passeggiata per andare a vedere la marina, i negozietti del Bayside. Chi vuole andarsi a comprare la classica t-shirt dell'Hard Rock Café, foto panoramiche, perché come vedete lo scenario è veramente molto bello. E adesso ripartiamo. Andiamo. Stiamo entrando nel quartiere di Brickell, il quartiere finanziario per eccellenza. Stiamo attraversando il Miami River, che è un fiume navigabile. A sinistra troviamo un piccolo parco con delle piante, ok? E qui è stato trovato un cimitero indiano, dei Tequesta, nativi di Miami, che si sono estinti. Ecco perché quando è stato costruito questo palazzo, sempre a sinistra, che si chiama Icon Brick, Philip Stark ha ricreato le colonne nella forma delle statuine dei Tequesta. Qua downtown finanziario. Sì, siamo nella Wall Street, nella Wall Street di Miami, dove tutte le grandi banche hanno le loro sedi, molte multinazionali, nonché ormai tre quarti della Silicon Valley, no? Ti è familiare questo quartiere, Francesco? Molto, molto. Lo conosci? Non so ancora per quanto, però. Guarda, io ti consiglio a breve, non è il quartiere che io amo, perché tu sai, troppo per me, troppi grattacieli, troppo traffico di giorno, di notte, però è anche vero che qui c'è, è proprio il cuore ormai pulsante di Miami, no? Io quando ho amici o familiari che vengono qua, alla fine tutti quanti adorano Miami Beach, ovviamente per la spiaggia, però di tutte le zone, al di là di quelle zone ovviamente classiche come bellissime, a chi non può piacere, come Coconut Grove, diciamo la parte bella. Che andremo adesso, andremo adesso. Ma diciamo qua è dove si sentono più familiari, perché ovviamente abituati a vivere in città, sì. In Italia dove c'hai tutto. Diciamo, non è che sembra un paesino, come abiti in un quartiere piccolino, per effettivamente è troppo, quindi io ho un po' la fobia e sto iniziando diciamo, a desiderare di andare a Miami Beach o di andare a qualche altra parte. Questa idea l'appoggio. Tu sai che io sono una grande amante di Miami Beach. No, quella è un'ottima cosa da fare. Che non ci andiamo e dove c'è l'acquario di Miami per il momento, finché non lo tolgono, perché lo stanno sfrattando, dove c'è anche il centro di ricerche atmosferiche dell'Università di Miami e dove venivano giocati gli Open di tennis, bello. No? Infatti era molto bello. Era più bello che all'Hard Rock Café. Ah, molto più suggestivo, però gli abitanti di Key Biscayne si sono lamentati per il traffico, troppa confusione, quindi spostati. Adesso Miami e adesso io qui giro a sinistra ed entriamo
nella città di Coconut Nel mio quartiere preferito. La Fede, io oggi vado a giocare alla lotteria. Se vinco, mi trasferisco là in 30 giorni, faccio cash offer. Che vai? E a noi piacciono molto le cash Eh offer, sì, infatti. eh? Ecco qui, guarda il cartello, Welcome to Coconut Grove, 1873. È dove si è insediata la prima popolazione di Miami. Siamo sempre all'interno del Dade County, quindi della contea. Qui in America ci sono le contee, in Italia le province. In America le contee che raggruppano una serie di cittadine, quindi all'interno del Miami-Dade troviamo anche la città di Coconut Grove, è dove troviamo anche le case più antiche di Miami. Qui a sinistra abbiamo l'ingresso di Villa Vizcaya. Preparatevi la macchinetta o il cellulare alla mano perché vedremo le case più antiche. Mia preferita, Una, questa è la eccola. mia preferita. Abbiamo qui la Ah no, questa è la seconda. mia preferita, scusate. Tutte le tue preferite? Io qui voglio vivere, io già mi immagino com'era, immaginatevi 100 anni fa che arrivavano lì le famiglie la domenica a mangiare. A me basterebbe anche questa su da questi piccoli Ah, hai scalini. detto niente. Guarda qua, guarda qua. Mamma A mia. me basta anche questa, eh? Cosa dici? La cosa bella di Coconut Grove, oltre alle case, come potete vedere, è la natura. La Marina, ragazzi, è il posto dove io vi porto sempre a fare vi porto sempre a vedere, vado a fare i video, che vado al mio Starbucks preferito e mi vado a prendere il mio, come si chiama, Nitro Coffee, Vanilla Espresso e quant'altro. Ma io oggi ti porto in un altro posto, allora. Va bene, andiamo. Allora entriamo in un luogo molto importante per Coconut Grove, il municipio di Coconut Grove, tipico stile Art Deco, è rimasto esattamente come era al tempo, ma importante perché questo era l'eliporto di Miami, Esatto. quindi dove arrivavano i primi aerei. La marina, molto grande, vedete, molto importante la marina di Coconut Grove, ma la cosa che vi faccio notare sono quei simboli che ci sono al lato della scritta Miami City Hall. Se vi ricordate la Panam, la compagnia aerea, la prima compagnia aerea, Panam, e quello è il simbolo, perché erano gli aerei della Panam che arrivavano qui. Qua si è andata a fare una camminata che ho fatto vedere Sì. l'altro giorno su questa passeggiata, trovate tutti l'elenco dei paesi dove volavano gli aerei, quindi le varie isole dei Caraibi. Questo era l'aeroporto di Miami. Era l'aeroporto, è stato il primo aeroporto di Miami. Walk, qua siamo nel cuore, nel downtown di Coconut Grove. Vedete com'è decisamente diverso rispetto al downtown di Miami, molto più contenuto. Edifici che ricordano un po' le città spagnole, no? Perché qua c'è stata la colonizzazione spagnola. È la strada più antica. È importante anche di Coconut Grove perché è dove si sono insediati i primi abitanti che erano immigrati delle Bahamas, Charles Avenue. E se voi ci fate caso, alcune case sono proprio original condition. Sì, e poi soprattutto stile proprio coloniale, Sì, classica sì. casa coloniale. Guardate Ora questa casa questa. qua, questa ovviamente non è abitabile, No, però è patrimonio è storico, patrimonio, dunque sì. nessuno la può comprare, abbattere, guardate questa qua, c'è il tetto da rifare.
Vediamo sempre a 100.000 dollari salaria. Ma non so se qua, vedi, alcune le stanno, ma alcune le hanno ristrutturate, stanno iniziando anche qui a ristrutturarle. Ecco, ah no, questa è Forrente, Francesco, niente. Però non è male, è stata ristrutturata. Guarda questa. Questa è proprio original condition, vedi? Siamo nelle Bahamas, Sì, ma sì. guarda, questa è bellissima, Sì. veramente. No, infatti io per ristrutturarle le comprerei. E adesso non perché io sia macabra di spirito, anzi, però voglio farvi notare questo cimitero. Un cimitero importante, a parte se già se vedete la particolarità delle tombe in rilievo. Quello che generalmente i cimiteri americani non hanno. Non esistono le tombe in rilievo nei cimiteri americani, ma è stato reso famoso per un video musicale. Non so se vi viene in mente qualcosa. Michael Jackson ha registrato il video di Thriller. Caspita, questa Yes, non la sapevo, eh. yes. Allora, andiamo a vedere, ragazzi. Vedete qua il ponte dove passa il Metrorail, che è il treno che collega, potete arrivare da Brickell, diciamo, fino al sud, cioè dal sud, perché qua siamo al sud salendo, siamo lungo questa strada che viene chiamata US1. Quindi se io questa strada la percorro fino a sud, arrivo a Key West, perché la US finisce a Key West. Ma se la percorro fino a nord, verso nord, dove arrivo? Dove arrivi? New York. Hai ragione, Ah sì, hai arrivo a ragione. New York. Questa è la famosa US One. E qua, diciamo, adesso ce ne andiamo perché stiamo per arrivare, stiamo percorrendo questa US One per andare in un posto che voi italiani adorate. Anche gli americani amano tanto, eh? Non ve lo svelo, No. tanto lo vedrete tra poco. Vi do un indizio, ci sono i galli. Specialmente a Cuba. Siamo in Calle Ocho, eccola qua. E abbiamo proprio il gallo che ci accoglie. Il gallo perché? Il gallo è l'animale simbolo dei cubani, quindi qui troveremo molte statue di galli e molti galli vivi. Che ci salutano ogni secondo. Quindi siamo proprio nel quartiere di Little Havana. Qua siamo nel cuore, la calle Ocho, la strada 8. Quindi da qua, dal gallo con la bandiera cubana, io poi consiglio di fare la passeggiata. Arrivando al gallo con la bandiera cubana, entrando nella Cigar Factory dove c'è il cubano o la cubana che preparano i sigari, si può andare a fare la foto, si può fare il video, a loro piace molto, ovviamente. Consiglio di entrare a Ball and Chain, il locale più antico di Little Havana, veramente molto bello e particolare. Sicuramente il selfie Calle Ocho Little Havana Miami non può mancare e non può mancare la visita al Domino Park, dove tutti i giorni i cubani si trovano a giocare a domino, gioco per eccellenza nazionale dei cubani. Molti sono i murales da fotografare qua, soprattutto nel McDonald's, e questo è il Walk of Fame di Calle Ocho. Quindi troviamo proprio le stelle come a Hollywood del cinema e della musica cubana. Andiamo ad assaggiare qualche pastelito cubano? Rumba, rumba pa bailar.
in quel di Little Havana? Vediamo i galli. Siamo in quel di Little Havana. Però la colada, siccome è molto forte, va servita negli sciottini. A te e a me. Grazie mille. Salute. È meglio quella italiana o quello, il caffè italiano o il caffè cubano? Per me l'italiano. Salute. E salute. E andiamo di colada. Buona colada a tutti. Dove siamo, Fede? Guarda, guardiamoci attorno, tutto colorato, tutto dipinto, Wynwood, il quartiere dell'arte open air. E Wynwood mi piace molto, molto, soprattutto per voi italiani, io quello che sento sempre, tutti gli italiani che arrivano qua restano colpiti, diciamo, e si innamorano di Wynwood, ogni volta, è una costante. Questo è il Bacan, che è uno dei locali. Il ristorante messicano. E? Ragazzi, guardate qui. Qua non potete non venire a Miami e farvi una foto sotto al murales di Messi. Ecco qua. Welcome to Miami. Questo sono i Wynwood Wall. E io dico sempre, vale la pena visitare. Volete lo migliore smash the burger qua a Miami, una strada parallela, trovate il lui Skinny Lui, che è il miglior smash the burger di Miami. Spettacolo, guardate qua ragazzi, questo è il tratto che mi piace. Allora, tra l'altro qua vi devo far vedere, questo è Publix, che è uno dei ristoranti più supermercati locali più famosi. Là la vedete la skyline di downtown e guardate che cielo, ragazzi. Ma soprattutto, Fede, qua adesso ci porta sì, a fare un giro su sì, un ponte bellissimo. Sì. Ragazzi, là c'è lo shop della Ferrari. Quando sì, poi ci andiamo a comprare la Ferrari con i soldi che ci fate sì, fare col tour. Sì. Ok, e la risata proprio no, sorge spontanea. Sì, spontanea, perché purtroppo, e questo è un commento che, Fede, se lo posso fare. Certo, puoi farlo. Rispetto a tante altre nazionalità, io non so se Fede tu condividi, ma gli italiani sono un po' braccini. Siamo d'accordo. Soprattutto perché non sono abituati ai prezzi qua, ma... Non sono abituati ai prezzi, ma soprattutto agli italiani non piace lasciare le mance. Esatto. Quella che invece è assolutamente un'usanza americana e non solo americana, in tutto il mondo. Esatto. Allora, io qua sul discorso delle mance mi metto io per prima, io la odio. Però ovviamente vivendo qua, è parte della cultura, la gente vive e lavora con mancia, perché non è che ti pagano lo stipendio. Pagano lo stipendio base, ma poi dopo lo stipendio è basato sulle mance, quindi automaticamente mi metto nei panni di chi sta là a lavorare nel bar, nel ristorante, e quindi la mancia la do. No, però io faccio, scusa Francesco, dal punto di vista personale la odio. Io faccio una precisazione, ho avuto per 17 anni un'agenzia viaggi in Italia, dove ogni anno organizzavo gruppi, tour di gruppo in tutto il mondo, parlo dall'Argentina, al Vietnam, al Sudafrica, in Europa, in Spagna, in Grecia, ovunque. Ho fatto veramente gruppi ovunque, Marocco, Egitto e quant'altri. E prima che il mio gruppo partisse, c'erano già pronte le buste con le mance per gli autisti dei pullman e le guide turistiche, sempre, in tutto il mondo. Quindi è un'usanza, è un'educazione, è un rispetto nei confronti di una persona
che sta facendo un servizio. Tutto qua. Totalmente d'accordo. E poi l'altra roba, lo possiamo, allora iniziamo a dire, Fede, quanto costa, perché io qui ho dei vari commenti da fare per dei messaggi che ricevo che a volte mi fanno un po' veramente arrabbiare e girare, diciamo, aperte così. Quanto costa un city tour? Allora, un city tour di base, se sono due persone, parliamo di city tour privati, perché io faccio prettamente city tour privati, partiamo dai $250. Okay. Adesso fermati un attimo, perché questo è quello che infatti, perché molte volte me lo chiedono, dico, ah no, noi pensavamo molto di meno. Allora, io vorrei fermarmi un attimo e dire, $250 è un tour che dura 3 ore e mezzo, perché siamo dalle 9, quasi 4 ore. Sono quasi 4 ore. Quindi per due persone li vai a prendere con la macchina, quindi benzina, tempo, tu praticamente su 2,50 togliendo le spese stai praticamente guadagnando nemmeno $200. Quindi $50 all'ora, $25 all'ora per persona è regalato. Però per la cultura italiana io ricevo commenti che sono prezzi folli. No. Cioè, se volete fare veloce, allora prendete un Uber, solo per prendere un Uber per fare questo giro spendete 150. Sì, ma guarda, se... Senza sapere poi che dovete andare a vedere, senza informazione, senza certo, alcun tipo di certo. dettaglio. No, di perché dobbiamo anche tenere presente chi lo fa il city tour, no? Noi guide italiane qui a Miami non siamo tante, siamo poche, veramente poche, 100% italiane, e questo fa la differenza. E se andiamo a prendere il listino prezzi dell'MSC, viene più alto il prezzo e ti portano in pullman con 50 persone, quindi anche quello fa la differenza, avere un city tour privato e un city tour in un pullman con 50 persone, beh, insomma, è una bella differenza, direi, no? Totalmente. Ragazzi, guardate qua, io devo aprire il finestrino che vi devo far vedere. Guardate dove siamo. GTA 5, ragazzi, GTA 5. Guardate Gioia Beach lì all'orizzonte e qua passiamo sotto al pedaggio. Questa è quella che io chiamo Road to Paradise. Miami Beach, welcome, perché il ponte metà Miami, metà Miami Beach, no?